Custodi della montagna. Voci, racconti e riflessioni di chi abita, lavora e mantiene vive le terre alte. La montagna deve essere viva, la montagna deve essere abitata, la montagna deve essere vissuta. Una produzione di Radio Bequite Evangelica e Dislivelli. Benvenuti a Custodi della Montagna, un reportage di Radio Bequite Evangelica e dell'Associazione Dislivelli. Un reportage che racconta attraverso le voci e le storie dei protagonisti l'attualità e il futuro dell'approccio al turismo dolce nelle Alpi torinesi e cuneesi, su cui da tempo ragiona la rete Sweet Mountains. Una prospettiva che vuole coniugare saperi nuovi e antichi attraverso il lavoro culturale, le pratiche di accoglienza e che parla con un linguaggio situato nel presente ma con gli occhi rivolti al futuro. Quindi buon ascolto e buona visione. Ristrutturare significa innanzitutto ideare, poi scegliere i materiali, l'arredamento, recuperare e poi pensare alla ristrutturazione del locale. E sempre più attenzione viene riservata anche al risparmio energetico, funzionalità abbinata a basso impatto economico e ambientale. La ristrutturazione della casa vacanze è stata seguita interamente da noi, nel senso che abbiamo scelto la suddivisione dei locali e anche le tipologie dell'arredamento che più ci piaceva. Come si può vedere alle mie spalle, abbiamo recuperato tutto quello che era tipico della costruzione antica. E perciò abbiamo mantenuto dove era possibile le pietre, oppure in alcune parti le abbiamo comunque tirate fuori proprio per valorizzare la struttura in sé. Questo era un vecchio mulino per la cernita del talco, perché qui ci sono le miniere di talco, quelle le più vecchie, le più conosciute sono quelle della miniera della Russa, chiusa poi a causa di una frana, e qui veniva portato il talco e col nome. L'apeiro d'uso deriva proprio dal talco, perché significa in francese la pietra dolce, che era il talco. Il talco viene chiamato la pietra dolce, perché qui veniva fatta la cernita e poi spedito a Briançon. E avevo fatto il mio laboratorio qua sopra, qua era l'orto di mio suocero, e poi dopo, quando mia moglie si è messa coltivatrice, abbiamo fatto il progetto, prendato il progetto per fare la stalla. Stiamo cercando di fare dei lavori di miglioramento, quindi contenimento termico, abbiamo cambiato l'anno scorso serramenti, però sono strutture che sono datate, ecco, diciamo, e quindi hanno dei costi di gestione abbastanza elevati. La borgata era disabitata, solo d'estate c'erano ancora due residenti che ritornavano l'estate, e essendo a 2 chilometri e girando, evidentemente conoscevo tutte le borgate, tra cui questa. Abbiamo dato i nomi agli appartamenti delle risorse di una volta, le risorse che c'erano tempo fa in valle. Quindi abbiamo cominciato a portare energie, interesse, e quindi da quello è nato poi l'agriturismo nostro, un laboratorio di ceramica di un'altra famiglia che è venuta a insediarsi, e via via, poi in ultimo abbiamo vinto il progetto dei villaggi del PSR, quindi ci sono stati interventi comunali con soldi europei per ristrutturare l'insieme della borgata. Quindi è nato un parcheggio, che era la via più stretta e non era molto accessibile, una sala comunale, e ogni privato ha potuto fare degli interventi di ristrutturazione. Gli stabili devono essere resi il più efficienti possibile. L'anno scorso appunto abbiamo fatto i serramenti, abbiamo messo serramenti certificati, doppio vetro, quant'altro. Per esempio quest'anno si è investito sul tetto del salone, abbiamo rifatto il tetto con nuovi parametri di isolamento termico, quindi abbiamo sostituito il manto, abbiamo rifatto l'isolamento termico utilizzando fibra di legno, che anche lì per un discorso ambientale e per un discorso proprio di risparmio energetico. Quindi pian piano si cerca di andare in questo senso, fare investimenti che siano nell'ottica di tutela dell'ambiente, di risparmio energetico e di miglioramento proprio della funzionalità delle strutture. Una stalla di 12 posti mucche con i box per i vitelli, queste cose qua, e poi qua abbiamo il fienile, tutta questa zona qua per il foraggio, e la parte superiore è quella lì dove abbiamo i monolocali, che sono disposto da 3 monolocali con la cucinino, angolo cottura diciamo, col bagno,
recuperiamo porte, recuperiamo diversi oggetti che poi li trasformiamo in mobili d'arredamento. Il rispetto nei confronti del territorio si rispecchia anche durante la ristrutturazione, con l'utilizzo di materiali locali e prodotti di qualità. La bioedilizia è possibile con un po' di impegno e l'aiuto di esperti del settore. La struttura l'abbiamo trovata che appunto era immersa nel bosco, ma a parte questo tutto sommato era ancora in buono stato come muratura, mentre invece il tetto abbiamo dovuto completamente rifarlo. Però il progetto è durato 1 anno e mezzo, è durato così tanto perché noi abbiamo cercato di abbiamo fatto un rilievo completo dell'esistente, della casa come era, molto dettagliato anche sulla posizione dei travi e tutto quanto, e una ricerca sui materiali, perché noi per bioedilizia volevamo che fosse una vera bioedilizia. Tutto il legname arriva dalla Valpellice, infatti una segheria, la segheria di Villar ci ha messo un po' di tempo a recuperare tutti gli alberi per fare tutte le travature, ed è tutto castagno della Valpellice, di privati, di persone che hanno portato questi alberi a segare in questa piccola segheria. Nella sala dove siamo adesso, che invece il castagno non era sufficientemente grosso e lungo, abbiamo usato dell'arice, che è quello che era stato segato, ahimè, per le piste da sci per le Olimpiadi del 2008, però a quel punto, visto che era stato abbattuto, penso che gli abbiamo trovato un posto d'onore per poter continuare, insomma, avere un suo posto nella storia. Tutta la costruzione, ad esempio, senza usare nessun impregnante, oli, è tutto naturale, il cappotto in fibra di legno, il tetto è coibentato di nuovo con la fibra di legno, con le pietre della zona, il legno arriva a meno di 100 km. All'inizio la nostra idea era di riuscire a comprare magari qualche pezzo di casa vicina, che sarebbe stato ancora più bello, perché la ristrutturazione è la cosa che ci piace di più, e non costruire cose nuove. Però quello non siamo riusciti a farlo, e quando abbiamo pensato, poi ho detto, ma si potrebbe fare un ampliamento, siamo andati a informarci, i regolamenti edilizi, così abbiamo deciso di partire con questo ampliamento. E nel mentre era già un po' di anni che noi appunto seguivamo il discorso di ristrutturazione, avevamo già iniziato a pensare di fare una ristrutturazione per il risparmio energetico, per cosa che nel 99-2000 non c'era ancora, perché non era ancora partito tutto il discorso di coibentazione, di risparmio energetico. Beh, una casa costruita con le pietre che venivano estratte dal terreno, così il terreno diventava più soffice ed era coltivabile, la casa con quelle pietre venivano costruiti i muri, la calce veniva fatta nelle fosse che si scavavano nel terreno, insomma, c'era come un'integrazione totale con l'ambiente circostante, ecco. E questa è una cosa, è la vera bioedilizia, insomma, quella che poi con questo progetto abbiamo cercato di portare avanti, ovviamente con tecnologie anche un po' più attuali e con utilizzando materiali anche riciclati, eccetera, eccetera, abbiamo cercato di portare avanti un po' questo discorso. Noi avevamo iniziato a sentir parlare di Casa Clima, che era questa associazione che certificava gli edifici, e diciamo è una consulenza che paghi per avere un prodotto finale ottimale, che non ti dia problemi, e che quello che diciamo tu hai scritto sulla carta è così. Dal 2008 era nato la certificazione Climotel, che era, diciamo, un ramo di Casa Clima ancora più restrittivo, che non pensava solo più alla parte costruttiva, ma anche alla gestione. Invece che le reti elettrosaldate, abbiamo usato delle reti in vetroresina, per esempio. Per abbattere il campo elettromagnetico, perché vabbè, siamo un po' dei visionari anche nella bioedilizia, per cui crediamo che anche il campo elettromagnetico abbia la sua influenza su determinate patologie, per cui utilizzando la rete di ferro tradizionale questi campi vengono amplificati. Molti ospiti se ne accorgono di questa cosa qua. Magari non leggono il sito, non sanno niente di questa cosa qua, però sì, magari dormono molto bene o si sentono molto riposati, o gli passano, diciamo, delle patologie che hanno, soprattutto nelle città, no? Dove
diciamo, ti fai una zuppa di tantissime cose che stanno insieme. Quando vengono qua, magari mi dicono: ah, beh, ma tanto io non dormo, poi invece dormono perché nelle stanze non c'è. C'è un clima più rilassante. C'è un clima più rilassante, non passa elettricità dappertutto. È stata fatta una scelta di fare pochi punti luce, di modo che appunto non ci sono cavi che girano a destra e manca. No? Abbiamo schermato, l'impianto elettrico è schermato, per ci sono esempio. Dei disgiuntori, insomma, tutta una serie di scelte che però sono tutto sommato a basso costo, insomma, poco conosciute ma a basso costo. Adesso, in questo momento qua, però siamo soddisfatti forse più dell'ampliamento che di aver ristrutturato una casa vecchia, perché l'organizzazione è diventata molto più semplice ed è diventato un luogo, diciamo, anche perfetto per lavorarci, perché abbiamo potuto ampliare la cucina, abbiamo tutto qua nella nostra struttura, quindi diventa anche più facile la gestione.